Le immagini che state vedendo sono state rintracciate presso l'archivio dell'Imperial War Museum nel 1983, dietro l'interessamento dell'Ampi provinciale di Pesaro. Sono materiali cinematografici inediti, realizzati da operatori che al seguito dell'ottava armata britannica documentavano lo sfondamento della linea gotica e riguardano alcuni giorni di guerra fra la fine di agosto e i primi di settembre del 1944. Anziché fare un documentario rievocativo con discorsi a posteriori su immagini realizzate 40 anni fa, abbiamo sentito la necessità di restituire alle riprese effettuate il loro significato originario, studiando il contesto in cui esse vennero realizzate. Anche se le immagini sono girate da operatori diversi, tutti militari, la regia è unica. Ogni singola ripresa tende a mettere in risalto l'efficienza della macchina bellica dell'ottava armata, la potenza dei mezzi usati, il coraggio delle truppe che con passo sicuro marciano verso il nemico che non vedremo mai ripreso. In fondo, questo è il grosso limite di questi operatori soldati che, stimolati dalle gerarchie militari, riprendono con puntigliosa precisione i mezzi bellici usati o personalità politiche, come il ministro della guerra Etli, in visita al fronte dell'ottava armata. Ma il loro occhio diventa distratto o assente quando c'è da riprendere il territorio devastato, l'ambiente distrutto. A meno che in campo non entri un elemento che abbia a che fare con la guerra, come questo carro armato Churchill che attraversa un centro abitato distrutto nella zona di Cartoceto. Nonostante questi limiti, le immagini rappresentano un documento storico e, pur se di parte, restituiscono il clima delle truppe alleate che si apprestano a dare l'assalto alla linea gotica su cui sono appostate le divisioni tedesche del generale Kesselring. È la mattina del 26 agosto quando l'operatore Barnes, nei pressi di Cartoceto, piazza il cavalletto con la sua cinepresa 16 mm per riprendere l'attraversamento del fiume Metauro dei carri armati Bren. L'attacco alla linea gotica è stato sferrato la notte precedente. Dalle ore 23.55, 25.000 granate sono cadute sulle postazioni tedesche assolutamente impreparate ad un attacco dell'ottava armata in quel settore, tant'è che i soldati della 71esima fanteria erano in fase di ripiegamento. La zona era presidiata da soldati tedeschi anziani e giovanissimi, appena addestrati, con il solo compito di ritardare l'avanzata delle truppe, appostando pochi soldati armati di mitragliatrici o cannoni in luoghi con ripari naturali. Ciò comportava per le divisioni alleate un forte bombardamento e in seguito l'assalto della fanteria, ma nel frattempo i tedeschi si ritiravano su posizioni retrostanti per ricominciare da capo. Gli operatori intervenivano solo nell'ultima fase, di qui l'assenza di riprese cinematografiche che mostrino il nemico in combattimento. Dopo l'eccitazione per l'attacco alla linea gotica, che non si è potuto riprendere la notte, il fiume Metauro, per gli operatori, deve apparire pieno di significati. Forse nelle loro orecchie riecheggiano le parole di Churchill, che aveva dato molta importanza all'attraversamento di quel fiume, dove 2200 anni prima la disfatta di Asdrubale aveva assegnato il destino di Cartagine. Essi procedono nelle riprese immergendosi nell'acqua, documentando le più semplici operazioni manuali, come se quell'acqua fosse di buon auspicio per una conclusione rapida dello sfondamento della gotica, per arrivare prima dell'autunno nelle grandi pianure e spiegare i 70.000 mezzi impacciati a combattere in un territorio collinoso. Invece sarà proprio l'acqua, qui abbondantemente ripresa, a far naufragare gli ambiziosi progetti di Churchill, che aveva voluto aprire a tutti i costi un altro fronte nel sud Europa per contrastare l'avanzata dell'armata russa sui Balcani, attraversando il passo di Lubiana fra i monti della Jugoslavia settentrionale.
L'attraversamento del fiume Metauro era iniziato durante la notte, dopo il massiccio bombardamento su un fronte di 50 chilometri. I polacchi lo avevano attraversato nel settore costiero, puntando verso Pesaro. I canadesi all'altezza di Saltara, gli inglesi nel tratto di strada che porta a Montefelcino. Conquistato senza difficoltà a levar del sole, mentre la quarta divisione indiana, arretrata rispetto alle altre, già dalla mattina del 25 era in marcia verso il fiume Metauro, che attraverserà all'altezza di Fermignano. Attraversato il Metauro, il nemico oppone poca resistenza, frastornato com'è dai bombardamenti della notte. Questa è la quinta brigata Kresowa della quinta divisione polacca a sud di Lucrezia. I mortaisti sparano contro un nemico quasi assente, perché solo il 28 agosto Kesselring si renderà conto che i movimenti sull'Adriatico non sono marce di avvicinamento, quando scopre, nelle tasche di un prigioniero, una copia del proclama di Lisi, comandante in capo dell'ottava armata, che chiarisce che quello del 25 è stato un attacco in massa alla Gotica. Solo allora farà affluire le sue truppe scelte per contrastare più efficacemente l'avanzata. Ma in quel 26 agosto c'è la convinzione che tutto debba finire in pochi giorni. Lo si legge nel viso di questi mortaristi polacchi che collaborano con l'operatore Jessiman, teso a documentare ogni fase di questo successo in questa caldissima settimana di fine agosto. Si ricreano addirittura situazioni di guerra. È il 27 agosto ed è sempre l'operatore Jessiman, con velleità registiche, che dirige l'attraversamento del Metauro di artiglieri della quinta brigata polacca, documentando la fase di piazzamento di questo pezzo da 25 presso una casa colonica sempre vicino Lucrezia. L'artigliere attende il via dell'operatore prima di tirare la leva che farà partire la granata. Ed ecco le bocche da fuoco che sputano proiettili veri per un'azione di guerra ricreata su un territorio già devastato dai cannoneggiamenti della notte precedente e che la popolazione da tempo ha abbandonato. L'entusiasmo è alle stelle, forse, per la presenza di Churchill, che lo stesso giorno è in visita al quartier generale polacco e tocca alla macchina fotografica il compito di testimoniare l'avvenimento, ritraendo il primo ministro inglese fra il generale Anders e il generale Alexander. Subito dopo Churchill andrà a Saltara, mentre si combatte a Cartoceto, a verificare personalmente l'andamento delle operazioni. Il 28 agosto tutti i reparti dell'ottava armata marciano per raggiungere la linea gotica situata sulla riva sinistra della Valle del Foglia. La sera prima il 5 Royal Hampshire ha espugnato le tre alture di Monte San Bartolo, Tomba e Grosso sulla strada di Petriano ed ora marciano verso Colbordolo, mentre lo stesso giorno la divisione canadese occupa Ginestreto. Gli operatori cinematografici documentano gli spostamenti delle truppe senza più intervenire per ricreare situazioni. Gli eventi vengono registrati come essi si manifestano. Non c'è tempo da perdere per le truppe che marciano in queste strade assolate di Isola del Piano. L'imponente numero dei mezzi consente di avanzare in maniera lenta, perché le piccole stradine di campagna, abituate ad essere percorse da carri e animali, sono inadeguate a simili traffici, anche se in molti punti sono state rafforzate dai soldati del genio che avevano in dotazione un corpo mulattiero con 30.000 muli. Ma nonostante ciò, le nostre strade non sono in grado di far defluire questo traffico imponente, e si verificano in continuazione numerosi intasamenti sulle piste polverose per cedimenti del terreno e per avaria dei mezzi stessi. La polvere poi fa il resto,
Essa si leva come una nebbia accecante per ricadere in un denso strato, rendendo irrespirabile quell'aria afosa, e per le stanche truppe la marcia è peggio dei combattimenti. Se il primo giorno di guerra era trascorso fra le acque del Metauro, il secondo è all'insegna del caldo e della polvere, che conferisce a questi soldati in marcia uno stato d'animo più consono alle prove che dovranno affrontare. Più che un esercito in marcia verso postazioni nemiche, queste truppe assomigliano ai nostri montanari del Nerone, se non fosse per il colore della pelle, mentre trasportano a valle, a dorso di mulo, legna da ardere. E così devono essere sembrati alla gente del luogo nel vederli passare in lontananza. Invece questo è l'85esimo reggimento di montagna campale della quarta divisione indiana. Qui ripreso il 22 di agosto, mentre sta attraversando il passo della Scheggia, diretto verso il Metauro. E quello che i muli trasportano non è legna da ardere, ma pezzi di artiglieria. Obici a vite 3,7 smontati in due pezzi e obici americani da 75 mm. Sorridono davanti alla cinepresa dell'operatore Marshall, ma la sera del 25 agosto 70 di questi soldati tra ufficiali e truppa rimarranno uccisi per un tragico errore ad Acqualagna da una granata. Nonostante ciò, il battaglione di testa della divisione primo nono Gurkha attraverserà il Metauro e il giorno 27 i primi soldati entreranno in Urbino. È il 30 agosto e il primo Royal Sussex della divisione indiana entra in Urbino applaudito dalla folla. Anche se i tedeschi hanno abbandonato la città frettolosamente, sotto gli occhi increduli degli abitanti che finalmente vedono terminare il loro incubo e la loro città piena di tesori d'arte, salvata dalla furia devastatrice della guerra, le truppe alleate si appostano nella parte della città prospiciente la Valle del Foglia per contrastare eventuali attacchi da parte dei tedeschi. Sono gli uomini del secondo Sixth Regiment che controllano a vista la linea gotica, distante non più di 9 chilometri, dove si ergono minacciose le costruzioni nemiche, ultimo baluardo difensivo tedesco. Alle formazioni partigiane compete il compito di controllare le vie d'accesso della città. Tutte le brigate che operavano nel territorio, pur non partecipando all'attacco della Gotica direttamente, avevano guidato reparti dell'ottava armata attraverso i campi minati sulla sponda sinistra del Metauro e avevano fornito preziose informazioni sulla consistenza difensiva tedesca. Anche a Fano i tedeschi si ritirano in maniera frettolosa. Dopo i bombardamenti del 25 agosto e quando le truppe alleate entrano nella città, essa appare deserta e silenziosa sotto la luce abbagliante di una limpida giornata di agosto. I ponti e le strade che collegano Fano a Pesaro sono completamente distrutti e il porto canale ostruito dalle barche dei pescatori affondate da essi stessi perché non venissero portate via. Quella della distruzione dei ponti e delle strade è un rituale noto. Infatti non v'è strada di città, paese, villaggio, diretta verso la Valle del Foglia, dove si erge la linea gotica, che non sia stata resa inagibile dalle truppe tedesche in ripiegamento. Ma è altrettanto nota l'abilità dei genieri dell'ottava armata a riattivare le vie di comunicazione interrotte. Qui siamo sulla statale 16 che collega Fano a Pesaro. Si usano i bulldozer per ripristinare le vie di comunicazione. Si allargano le strade per consentire il traffico dei mezzi pesanti. Ma il merito maggiore di questa ricostruzione spetta ai genieri della quarta divisione indiana, qui ripresa il 28 agosto, mentre riattivano un ponte che collega Fano a Pesaro. Anche se in questa suddivisione di compiti si coglie una discriminazione, perché si affidano ai soldati delle colonie i lavori manuali, c'è da rilevare che essi lo fecero bene e con professionalità.
tanto da meritarsi il riconoscimento dei ministri inglesi delle Indie, Mr. Emery, qui in visita alla loro divisione presso Tavoleto il 13 settembre, dove si congratulò con loro per le brillanti azioni di guerra sostenute e per aver reso agibili le strade percorse dall'Ottava Armata. A Fano le truppe alleate sono in attesa di ricevere ordini e stazionano nei giardini della città. Questo esercito, per dispiegare la sua efficienza, ha bisogno di strade adatte ed ampie pianure, e per arrivare ad esse è necessario superare gli ultimi rilievi collinosi e ritrovare quell'efficienza bellica già sperimentata con successo nelle distese sabbiose durante la campagna d'Africa. C'è ancora il baluardo dell'Ardizio da superare, dall'aspetto minaccioso che si protende verso il mare e che nasconde Pesaro, dove sono nuclei di reparti tedeschi appostati nella città. Intanto si curano i feriti prigionieri. Per loro la guerra è finita. Le riprese degli operatori sono più sobrie, non più influenzate dagli entusiasmi dei primi giorni di combattimento. Si avverte che la realtà è ripresa in maniera più consapevole, forse, perché ormai è chiaro che le difficoltà maggiori si incontreranno sulla Gotica a pochi chilometri da questi luoghi. Fano senza tedeschi consente agli sfollati di ritornare alle loro case miracolosamente intatte. Qui è la macchina fotografica che coglie questi sfollati con le masserizie sulle spalle attraversare il ponte ferroviario distrutto. E da queste immagini si capisce il dramma di queste popolazioni, costrette a lasciare i loro beni più cari con l'incubo di ritornare e ritrovarli tutti distrutti. Di qui l'ansia del ritorno a casa dopo il passaggio del fronte. Tutti e tre i corpi di armata devono trovarsi entro il 29 agosto in vista della Valle del Foglia per sferrare contemporaneamente su tutto il fronte dell'avanzata l'attacco alla linea gotica. Pertanto è necessario avanzare in fretta. La seconda brigata canadese, dopo uno scontro a Monte Ciccardo con le truppe tedesche, riesce ad essere puntuale. Il giorno 29 è attestata a Sant'Angelo in Lizzola di fronte alle postazioni tedesche. I polacchi che proteggevano il fianco destro all'avanzata dell'Ottava Armata riescono a catturare un intero reggimento di paracadutisti tedeschi e proseguono verso il loro obiettivo. Questa è la quinta divisione polacca Kresowa, che sta attraversando il paese di Santa Maria dell'Arzilla, diretta verso Pesaro. Il borgo è pressoché totalmente distrutto. I tedeschi della 71esima resistono all'attacco degli inglesi a Monte Gaudio, ma il paese viene conquistato e il 29 gli inglesi riescono ad arrivare a Colbordolo davanti alla linea gotica. È il 30 agosto quando l'operatore Cari ricostruisce l'accoglienza festosa degli abitanti di Monte Gaudio, che si precipitano intorno alle truppe alleate che entrano in paese. Ciò che si legge sui volti dei contadini è senza dubbio gioia. Ma qual era veramente l'atteggiamento di queste persone quando le truppe inglesi sono arrivate dopo lo scontro avuto con le truppe tedesche? Sicuramente non quello che l'operatore Cari vuole dimostrare. È più probabile che questi contadini fossero nascosti nelle loro case, timorosi di vedere jeep e carri armati attraversare queste stradine abituate al transito di muli e carretti. Autentica sembra la ripresa che Cari ha fatto subito dopo a queste persone sfollate, ignare che ci fosse una macchina da presa. E l'immagine assume subito valore di testimonianza, tant'è che il fotografo, anche lui presente, ha voluto cogliere l'espressione di questi volti, quasi meravigliati, che qualcuno potesse interessarsi a loro. E la didascalia che accompagna le foto dice: tre anziani coloni che hanno lasciato la loro casa bombardata sulla linea gotica.
L'esodo coatto a cui è stata sottoposta la popolazione è forse l'aspetto più drammatico di quel periodo. Pagine di storia ancora tutta da scrivere. Città come Pesaro, Fano e tutti i paesi situati sulla linea gotica vennero evacuati, costringendo le popolazioni a vivere in condizioni primitive. Si dormiva nelle chiese, nelle stalle, in rifugi precari, senza luce, acqua, con suppellettili di fortuna insieme ad altre famiglie. Si dividevano gli scarsi alimenti che si riusciva a trovare. E fu soltanto per lo spirito di solidarietà che animava quelle persone che si riuscì a superare quella lunga estate del 1944. Ed ecco che finalmente tutte le divisioni dell'ottava armata si attestano sulla sponda destra del fiume Foglia. Si studiano le postazioni nemiche, che da lontano appaiono imponenti, specialmente nel tratto che va da Monte Calvo alla foce del Foglia. Dai punti di osservazione si vedono chiaramente i campi minati, i fossi anticarro, reticolati di filo spinato, torrette di cemento armato con i cannoncini da 88, le temibili bocche da fuoco dei Panzer, nidi di mitragliatrici Spandau. Inoltrarsi sulla riva sinistra del Foglia sembra essere un'ardua impresa. I tedeschi hanno raso al suolo qualsiasi cosa che potesse nascondere la vista del territorio da controllare, nonché alberi e vigne, come indicano queste foto. L'operatore Jessiman ha ripreso questo ufficiale inglese che traccia su una cartina militare la linea difensiva delle truppe tedesche, oggetto dell'attacco dei reparti dell'ottava armata. Siamo ad ovest di Pesaro, nel settore costiero, e gli ufficiali della 56esima divisione fanteria britannica osservano la linea gotica. I rilievi collinosi appaiono più dolci rispetto a quelli scoscesi di Monte Calvo, Tavoleto, Mondaino, ma non per questo meno temibili. Anzi, lunghissimi fossi anticarro e campi minati sembrano delle barriere invalicabili. E lo sguardo non può non dirigersi verso Pesaro, incastonata fra il Colle San Bartolo e l'Ardizio, e dove ancora i polacchi e i reparti della Maiella sono impegnati contro squadre isolate di tedeschi appostate nelle vie deserte della città. Ed ecco come appare Pesaro in quel 30 agosto. Le vie sono completamente deserte e macerie e distruzioni regnano ovunque. Gli abitanti della città, già con i bombardamenti della fine di dicembre 1943, avevano cominciato a lasciare le loro abitazioni. E nel giugno del 1944 l'esodo era pressoché totale. I tedeschi hanno fatto saltare molti palazzi situati agli incroci delle vie principali, come dimostrano queste foto scattate da un fotografo del luogo, per ostruire le principali vie di accesso alla città. Scontri a fuoco si registrano quel giorno presso le ville vicino al mare, il consorzio agrario e vicino alla stazione ferroviaria e nella zona adiacente, mentre si intimava all'alta ad un tedesco e ad un civile ai giardini pubblici del Trebbio, il tenente Lamarca della brigata Maiella viene mortalmente colpito. E questo è il luogo della sua ultima battaglia. Il 30 agosto l'artiglieria dell'ottava armata incomincia a far cadere i propri proiettili sulla linea gotica. È un fuoco incessante, continuo. Le esplosioni non risparmiano nemmeno cimiteri, chiese, paesi. Nulla rimane indenne. Tutto ciò che può essere un pericolo per l'avanzata dell'ottava armata viene spazzato via. Le case isolate, parzialmente colpite, vengono rase al suolo perché potrebbero servire da rifugio per i franchi tiratori. Cosicché le colline e la fertile valle del Foglia, già devastate dai tecnici della Todt,
subiscono ulteriori danni che solo la pazienza e l'amore dei nostri contadini riusciranno a riportare di nuovo in vita. Questi bombardamenti massicci confermano la tecnica usata dall'ottava armata e già adottata nei bombardamenti massicci, e forse superiori al necessario, del 25 agosto sulla Valle del Metauro. Vedere questo bombardamento della RAF sul paesino di Monte Calvo non ci pare una brillante azione militare, come deve essere apparsa all'operatore al sicuro sul paesino di Montefabbri. La descrizione di un testimone oculare riportata dallo storico inglese Douglas Orgill è a questo proposito quanto mai indicativa. Il villaggio era un autentico macello, una carneficina. I cavalli difesi erano stati divelti e sbriciolati dai carri. Nel vento sbattevano le imposte scardinate, le intelaiature delle finestre, le tubazioni. Dai tetti scoperchiati si sollevavano, diffondendosi su tutto il paese, nuvole di polvere e di fumo. Una campana era rovinata al suolo su un mucchio di macerie, ma nella chiesa l'altare era intatto. Cataste di filo spinato e di spezzoni di rotaie stavano a dimostrare che i tedeschi non erano riusciti a terminare i lavori di allestimento delle difese. Il 30 agosto, l'ottava armata inglese, comandata dal generale Lisi, inizia l'attacco alla linea gotica attraversando il fiume Foglia. Questa fotografia, eseguita vicino al paesino di Montefabbri, che si vede sulla destra, sintetizza in modo eloquente l'evento. Sono i fotografi e non i cineoperatori a documentare l'attraversamento del fiume avvenuto in diversi punti. Le truppe tedesche, benché disorientate dai violenti bombardamenti delle ore precedenti, sono pronte sulle loro postazioni a resistere fino alla morte. Questo è il punto di osservazione segnato sulle carte militari come area col bordolo, situato sopra il paesino di Talacchio, ed è un generale della 128esima brigata che sta osservando le fasi finali della battaglia sul Foglia per la conquista delle postazioni nemiche situate a Belvedere Fogliense e Mondaino. L'operatore Cari, da quella distanza, riesce a cogliere solo il fumo delle esplosioni, mentre i movimenti di truppa sono visibili con il cannocchiale. Comunque la zona delle operazioni è quella inquadrata dalla cinepresa e gli scontri, iniziati il 30 agosto, stanno ancora proseguendo. Tutto è iniziato quella mattina quando la 128esima brigata ha attraversato il fiume Foglia, proprio in quella zona, senza incontrare una forte opposizione da parte tedesca, riuscendo in breve tempo ad arrivare fino al Belvedere Fogliense, poco distante, sulla riva sinistra del fiume. Ma i tedeschi riescono ad organizzare le difese e gli Hampshire sono sottoposti al tiro di colpi di mortaie e mitragliatrici. Solo la notte riescono a trarsi d'impaccio e, dopo essere incappati in un campo minato, riescono a conquistare la posizione. I Leinster, sempre della 128esima, puntano direttamente su Mondaino passando per i ripidi pendii. Sotto il fuoco delle Spandau, i comandanti di questi reparti rimangono uccisi e solamente alle prime luci dell'alba, dopo violenti scontri notturni, i Leinster conquistano Mondaino. È il 31 agosto. Ormai la linea gotica è sfondata in diversi punti.
a Montecchio e Osteria Nuova per opera della Quinta Corazzata e Prima Canadese. A Monte Calvo è invece la Quinta Brigata Indiana. Questo è il secondo Cameron Highlanders della quarta divisione indiana, ripreso da Rodwell subito dopo Montecalvo e diretti verso Tavoleto, dove i tedeschi della 71esima stanno approntando le difese. I soldati stanno attraversando dei vigneti e mangiano grappoli d'uva. I filari caratteristici del nostro paesaggio rappresenteranno per i mezzi corazzati dell'ottava armata un altro ostacolo non previsto. Infatti i fili di ferro che tengono alti i tralicci delle viti metteranno fuori uso i cinguli dei carri armati, rallentando la marcia verso le pianure del nord. Ma ancora l'entusiasmo sta contagiando tutti. Si ha la certezza che il più sia stato fatto, che in pochi giorni l'ottava armata sarà a Rimini, che è considerata la porta per arrivare alla pianura padana. Ma Kesselring, consapevole dopo aver letto il proclama di Lisi che nel settore adriatico si sta effettuando un'operazione di guerra in grande stile, sta già spostando le sue truppe scelte, ammassandole a pochi chilometri più a nord della Valle del Foglia, Coriano. Intanto, per aprire la strada alla fanteria, l'artiglieria bombarda la Gotica sul lato ovest di Pesaro. E il 2 settembre, dopo 4 giorni di combattimenti, le truppe polacche entrano nella città liberata. Cadaveri insepolti giacciono nelle strade. La città è irriconoscibile. Sembra un paesaggio da incubo, quello che appare ai soldati. Vie e piazze hanno visibili segni dei duri combattimenti dei giorni precedenti e non c'è luogo che sia rimasto indenne alla furia devastatrice della guerra. Ci rammarica il fatto che le riprese compiute dall'operatore Frost non si soffermino maggiormente sulle devastazioni compiute nella nostra città, a meno che altri materiali cinematografici non siano in qualche altro archivio, e sarebbe interessante avviare delle ricerche in questa direzione. È il 3 settembre quando l'operatore Gunn filma queste immagini sulla linea gotica, ultimo baluardo difensivo che si oppone all'avanzata della quinta e ottava armata, al comando dei generali Clark e Lees. In questo tratto, proprio per le caratteristiche del terreno, modesta altimetria delle colline, diverso da quelle più elevate del passo della Futa, del Giogo, dove si contava più sull'asperità dei rilievi montuosi che sui sbarramenti militari, qui si erano avute le maggiori fortificazioni tedesche. In quei primi giorni di settembre Kesselring riceve un rapporto che lo informa che al 28 agosto erano stati messi in opera su tutta la linea gotica, che si estendeva per 320 chilometri dalla costa tirrenica a quella adriatica, 2.375 nidi di mitragliatrici, 479 postazioni per cannoni, 3.604 trincee ridotte di vario genere, incluse 27 caverne, 16.606 postazioni per tiratori scelti. Erano state collocate 72.517 mine T, Teller anti-tank, e 23.172 mine S, shrapnel anti-uomo, che scoppiavano in aria. Erano stati disposti 113 km e 70 metri di reticolati e scavati 8 km e 900 metri di fossati anticarro.
Erano state completate 5 torrette Panzer, altre 8 erano in costruzione, 7 in progettazione. Inoltre 18 fortini fatti con torrette di Panzer più piccole, adatte per mitragliatrici. Nell'elenco dettagliato mancavano questi strani arnesi, che si ritiene essere dei lanciafiamme comandati a distanza, mai entrati in funzione e presenti solo sulla linea gotica. Se moltissime opere sono ancora incomplete, anche se per tutta l'estate i lavori sono proceduti senza interruzione, ciò è dovuto anche al sabotaggio di parte dei 15.000 operai italiani e alle numerose azioni di guerriglia delle brigate partigiane. Quinta Brigata Pesaro, Brigata Bruno Lugli, GAP. Intanto i tedeschi riorganizzano le loro difese al di là del fiume Conca e in quei primi giorni di settembre, dopo i ripetuti successi ottenuti con lo sfondamento della Gotica nella Valle del Foglia, il ministro della guerra inglese, Mr. Attlee, scende in Italia per assaporare la vittoria che sembra essere prossima e che invece arriverà il 6 gennaio 45 con la battaglia del Senio, dopo 135 giorni di duro combattimento, e visita i reparti dell'ottava armata sul fronte. Ad ovest di Pesaro, il 97esimo reggimento pesante London Scottish, in appoggio alla fanteria, bombarda la linea gotica con cannoni antiaerei da 3,7, dove i tedeschi si sono ritirati perché minacciati dalla prima brigata carpatica che aveva attraversato con i tanks i campi minati, minacciando i tedeschi alle spalle. Il compito dei polacchi, che stanno dirigendosi verso Cattolica, sta per finire. Saranno rilevati dai canadesi, che avranno il compito di controllare il settore costiero. I violenti temporali, che si rovesceranno sulla fertile pianura di Romagna di lì a pochi giorni, trasformandola in una sorta di palude, aggiunti alla tenacia difensiva di Kesselring, faranno fallire l'offensiva della linea gotica e i suoi obiettivi strategici. Quando l'operatore Rodwell il 4 settembre arriva a Tavoleto, la battaglia è terminata. C'è solo un paese semidistrutto dai furiosi combattimenti dei giorni precedenti. E sicuramente le strade sono cosparse di cadaveri tedeschi e Gurkha dopo un terribile combattimento all'arma bianca. Al contrario, le immagini che l'operatore Rodwell ci propone sono l'ingenuo tentativo di ricreare, con alcuni dei 30 Gurkha superstiti, la liberazione di Tavoleto per uso e consumo di un'opinione pubblica desiderosa di essere informata sui fatti di guerra, senza però vedere offeso il proprio buon gusto. Dai cadaveri, che non sono mai fotogenici, si mettono in ordine le divise, si lucidano le armi, si discutono i movimenti che i soldati devono compiere davanti alla macchina da presa e, ciac, si gira. Nessuno vuol fare dell'ironia su fatti così tragici, perché nonostante tutto queste immagini ci offrono altre drammatiche testimonianze che rendono prezioso questo documento visivo. Ma quante immagini vengono contrabbandate per autentiche, mentre invece sono banali manipolazioni dei fatti. È giunto il momento di rileggere tutte le immagini con occhio più critico, proprio per conoscere la storia e non per fare una storia. Lo
L'operatore Rudel, chiaramente sottoposto come tutti gli altri operatori al rispetto di un codice di censura militare, ci ha consegnato questa immagine di un abitante di Tavoleto che ripulisce dai detriti l'ingresso della sua casa. L'immagine non ha bisogno di commenti. Per lui la guerra è finita e per tutti gli abitanti della Valle del Foglia comincia la ricostruzione. Estate 1984. Ecco come si presentano oggi i luoghi che 40 anni fa furono teatro dei fatti che abbiamo cercato di ricostruire. Ballate ridenti, campagne operose, paesi tranquilli. Sembra quasi impossibile che questi luoghi fossero campi minati, che in questo dolce pendio ci fossero fossati anticarro e filo spinato. Si stenta a credere che su questi nastri bianchi di strada e in questi declivi, dove una volta marciva il grano non raccolto, ci fossero torrette anti-tank e nidi di mitragliatrici e che il terrore e la paura albergassero in questi territori. È possibile dimenticare il passato? I giovani, e non solo essi, non sanno che qui passava la linea gotica, che è storia nostra, dei nostri genitori, della nostra gente e di tanti ragazzi stranieri venuti a morire in queste terre.
Cos'è rimasto di allora? Tante tombe bianche, rivolte verso le vallate, che giovani soldati cercavano di attraversare per conquistare zone dai nomi che non riuscivano nemmeno a pronunciare. Montecchio, Monteluro, Osteria Nuova, Monte Calvo, Tavoleto, Colbordolo, Talacchio, Cartoceto. Ma in fondo, la stessa pace è impronunciabile.